Il più cordiale saluto da ETG, edizione del nostro puntuale approfondimento Punti di Vista, il talk show delle Marche, 19esima stagione. Ogni giovedì sera cerchiamo di prendervi per mano e accompagnarvi in un viaggio breve, chiaramente limitato dal tempo che abbiamo a disposizione, ma siccome il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, cerchiamo di renderlo speciale quel tempo insieme. Certamente questa sera, se avrete la pazienza di seguirci per qualche minuto, vi assicuriamo che la storia che stiamo per raccontarvi, anzi per raccontarvi, perché è un gradito ritorno nei nostri studi, vale la pena di essere ascoltata, perché nella vita ci capitano tante cose, ma poi ci sono delle storie che ci insegnano che la nostra vita può essere vista da una luce diversa, alla luce immensa che per esempio illumina la vita di Christian, e quella luce è data dagli occhioni della mamma Emily. Ecco, già questo sguardo, già questa inquadratura potrebbe farci andare tutti a casa, io e il babbo, perché c'è sempre, bene o male c'è sempre un babbo di mezzo, che è il buon Sergio. Così introduciamo, perché? Perché è una famiglia a cui vogliamo bene, che abbiamo già avuto ospite nei nostri studi, ma perché la vogliamo ancora con noi, perché seguiamo questo percorso e perché vogliamo in parte, se e per quanto possibile, esserne parte, dare un piccolo contributo e far sì che le persone che ci seguono, se avranno buon cuore di farlo, possano sostenere questa famiglia, che è una famiglia speciale e che come tale ha bisogno di persone speciali a sostenerla. Ecco, quindi se alla fine di questa chiacchierata vi sentirete coinvolti, ecco, vi potremo dire grazie, siete speciali anche voi, come speciale questa famiglia. Allora, Christian lo conosciamo o lo riconosciamo, tra poco è diventato grandicello, devo dire, eh? È maggiorenne oramai, mi fa effetto, vuol dire che noi stiamo invecchiando, noi sempre, io e Sergio, perché la mamma Emily Iavasile, adesso la saluto compitamente e doverosamente, anche scrittrice tra l'altro, questo lo racconteremo, ben trovata e ritrovata. Grazie, Non le è passato un giorno, non le faccio il filo, anche se c'è il suo bel compagnone, che tra l'altro è siculo di origini, quindi non vorrei evitare problemi. Sergio Cialona, eccolo qua. Buonasera, buonasera a tutti e buon San Valentino. Esatto, noi registriamo nel giorno dell'amore e non è un caso, proprio perché, se ci permettete, riteniamo che questa sia veramente la manifestazione vera e più sincera d'amore, quella nei confronti di un bambino e poi di un ragazzino, adesso di un ragazzo, adesso sono se rabbia, giustamente, di un ragazzo speciale che non può camminare, ma attraverso l'amore dei suoi genitori può quasi volare basso con quello strumento magico e anche un po' tecnologico. A 19 anni ormai, Sergio, gli devi mettere il motore, deve fare le penne. Dobbiamo fargli prendere la patente, esatto. Sì, ma... Allora, cominciamo un po' però da principio, anche se rapidamente, perché fortunatamente sono contento, anche tante altre emittenti locali e nazionali si sono occupate della vostra storia e questo ci fa molto piacere. Però se dovessi, Emily, spiegare un attimo che tipo di percorso sanitario, di salute ha vissuto e vive Christian, quali sono le patologie che deve affrontare e come le vivete come famiglia? Allora, Christian è affetto da una patologia rara, genetica, attualmente incurabile e degenerativa. E il suo nome è leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher. Questa patologia... Ormai l'ha imparata... Sì. Sì, anche perché comunque è abbastanza lunga e insomma anche strong, se posso forte, dire. Sì. E questa patologia porta comunque nel tempo cecità, perdita, demenza, perdita di ambulazione e purtroppo anche la morte. Quindi io e Sergio ci stiamo battendo in tutti i modi affinché comunque possiamo dare... prolungare la vita di Christian, cercando sempre di garantire massimo benessere a nostro figlio. E siamo arrivati a 19, quindi è un bel numero. Un bel numero, non è un traguardo, ma è una vittoria per noi, e perché i traguardi poi hanno insomma uno stop, invece no, noi dobbiamo continuare a lottare, combattere e quindi vincere. Anche perché ogni giorno è stato un piccolo traguardo, ogni giorno è stata una piccola sfida e con essa una vostra piccola vittoria. Appunto, 19 anni
immagino belli intensi. Caro Sergio, avete vissuto 100 vite in una, questo l'abbiamo raccontato nel corso degli anni, siete andati in giro anche per cercare di trovare soluzioni sanitarie importanti, siete state tante volte negli Stati Uniti d'America, avete per un po' anche lasciato l'Italia. Quell'aspetto lì come lo vogliamo raccontare rapidamente? Rapidamente sì, diciamo che grazie alla nostra tenacia, all'aiuto di tante persone, quindi alla solidarietà insomma degli italiani e anche dei corregionali, no? Permettimi di dire, della nostra zona, e grazie anche alla fortuna che Emily ha dei parenti in Canada, che ci hanno insomma ospitato e detto venite in questo ospedale, lo facciamo vedere insomma da questo ospedale e da dove lì ci sono comunque esperti e da lì abbiamo scoperto la malattia, mentre qui in Italia insomma dopo 4 anni ancora non sapevamo la sua vera diagnosi. Ecco, sapere che c'è un percorso come questo, quando avete iniziato ad attraversarlo, per entrambi che tipo di significato è stato? Perché ci sono tante famiglie che purtroppo decidono di non neanche avventurarsi in un percorso così complesso. Voi avete avuto un secondo, un minuto, un dubbio rispetto a quello che sarebbe stato il cammino difficile che entrambi state percorrendo, ma che lo state facendo mano nella mano, come si vede anche adesso tra Christian ed Emily. C'è stato un momento di dubbio? No. Nel senso che dopo 4 anni di, permettimi di dire, sbattere la testa sul muro, perché quando ti fanno gironzolare per la nazione, sud, nord, centro, senza nessuno che ti dia una diagnosi, è qualcosa che non auguro a nessuno. Io parlo ovviamente nel mio caso personale, poi Emily sicuramente ha anche la sua esperienza. Quindi nel momento in cui abbiamo avuto questa opportunità dei suoi parenti, e l'abbiamo colta al volo, e ovviamente ci siamo trovati in un mondo completamente nuovo, perché anche il fatto di chiedere aiuto non è una cosa semplice. E nel tempo poi abbiamo notato che molte famiglie in Italia effettivamente con problematiche simili magari si chiudono in se stesse, certo. Non hanno la forza o hanno paura, perché poi ognuno ha il suo carattere. C'è anche il pudore, una forma anche di vergogna. Esatto, esatto. Quindi noi diciamo ci siamo presi abbiamo preso la decisione di mettere la nostra storia in piazza, senza vergogna, perché non c'è nulla di male, perché purtroppo fa parte può capitare, della vita, esatto, certo. Può capitare a tutti. Quindi ci siamo rimboccati le maniche e da lì, grazie a Dio, poi è stato un po' più in discesa dopo avere la diagnosi. Ecco. Quindi se Babbo non ci ha avuto un secondo di dubbio, figurarsi la mamma, che quella creatura l'ha conosciuta ben 9 mesi prima di noi, esatto. Di noi papà. Esatto. Cioè la differenza spesso tra le mamme e i papà. I papà sono fantastici, io tifo per voi ragazzi, tifo anche per il sottoscritto, ma le mamme non sono qualche cosa che va al di là. È perché loro già 9 mesi prima hanno cominciato questa storia d'amore con la loro vita. Anche te chiaramente non c'è avuto un secondo di dubbio. No, assolutamente. Noi, a parte che comunque adoriamo il rischio, ci piace comunque provare e insomma cercare di trovare delle soluzioni. E quindi, notato lo scetticismo qui in Italia, abbiamo colto proprio in un attimo questa occasione dei miei zii che ci sono venuti a trovare, e quindi abbiamo detto andiamo e che Dio ce la mandi buona. E quindi poi a distanza di qualche mese ci è arrivato questo terribile referto, che è appunto non era quello che sostenevano qui in Italia, ma tutt'altra cosa, e anche più impegnativa, più pesante, eccetera. Però vabbè, adesso insomma siamo... Mi pare che di acqua da sotto i ponti ne sia passata, di musica tra le vostre orecchie ne sia passata, e qui entriamo nella parte più bella possibile. La introduco così: voi spesso dite anche nei volumi, nei 3 libri che Emily ormai è diventata una scrittrice ufficiale, avete scritto, questa è l'ultima fatica editoriale, come si dice, Christian nel suo mondo a colori, e poi ne parleremo. Nei libri Emily scrivi sempre che Christian per voi è stato come un dono, ma mi permetto a sentire da quello che avete già raccontato che anche per Christian
sbocciare in questa famiglia, in questa coppia, in questa vostra storia d'amore, visto che parliamo di San Valentino e che sei pure vestita di rosso, mi pare che anche per Christian sia stata proprio una fortuna, sia stato un dono sbocciare in questo vostro prato di sentimento, anche perché vi volete un sacco bene, no? Si può dire, non si parla più del sentimento tra marito e moglie, sembra quasi diventata una cosa, ma più che volerci scomoda bene, o fuori moda, sì, voi volete bene, anzi andrò oltre, più che volerci bene ci amiamo. Oh, ecco. Adesso ci avete, non so, entri Angelina Mango, grazie, no scherzo. Tra l'altro il colore rosso è dovuto al fatto che è il colore preferito di Christian, esatto, di Christian, perché è appassionatissimo di colori, sì. Anche prima di cominciare la trasmissione voleva sapere come ecco fossimo. Ecco perché poi ho intitolato, devo dire che questo terzo libro è stato molto semplice, ecco, da trovare, per il presente partiamo da qui, da trovare il titolo, perché appunto ho deciso di intitolarlo Christian nel suo mondo a colori, perché comunque Christian vive in un mondo a colori, di conseguenza, e poi comunque fa molto bene, durante la giornata, osservare attentamente com'è la natura, come sono le persone, se c'è grigiore o se c'è solarità, insomma, e Christian capta. In base ai colori lui percepisce e sperimenta il mondo e le persone. Qual è la vostra quotidianità, la fotografia della vostra quotidianità oggi? Come ce la raccontate? La nostra quotidianità è bella e intensa. Ho fatto un sospirone che ha aspirato qua tutta l'aria della... È intensa, perché comunque... E ride Christian, quando ride la mamma ride il figlio, non c'è dubbio, giusto? È molto intensa, insomma, comunque... diciamo che la mia è continuamente dietro Christian, assistendolo in tutto e per tutto e sostenendolo, supportandolo dalla mattina alla sera. Poi nei ritagli di tempo, che sono microscopici, insomma, cerco di occuparmi del resto. Però... E Babbo che fa? Babbo che non mi piace, sai, io preferisco sempre papà. Niente, tu potresti dire in una delle cinque lingue che conosci. Sì, il siciliano. Siciliano come si dice? Si dice papà. Papà, sì, rigorosamente. Sì, sì. Babbo ha un altro significato in Sicilia. Oddio, però adesso è una parolaccia. No. Finiamo sui social la parola brutta. Tranquillo. Devo fare gesti? No. È un po' babbeo, no? Significa un po'. Sì, sì, sì. Sì. Vi racconto questo aneddoto per tutti, insomma, per quelli che ci seguono. Per chi non ci conosce, io sono nato in Svizzera e ho vissuto 13 anni in Svizzera, poi siamo emigrati qui nelle Marche, a Chiaravalle per la precisazione, e le prime volte quando andavo in giro con mio padre sentivo i bambini che chiamavano babbo, 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 e al che io dicevo a mio padre, ma papà, ma com'è questa storia? Cioè i bambini che chiamano, danno del babbeo al proprio padre? E insomma risate a go-go, perché poi papà mi ha spiegato che qui si usa dire babbo, insomma, qui e anche in altre regioni d'Italia. Sì, sì, effettivamente sì. Invece in tedesco, visto che parli anche... In tedesco, Vater, padre, Vater. Non posso dire... Insegnaci, ti richiameremo per imparare facciamo un po' di... Sì, ho la fortuna di parlare diverse lingue, sia perché essendo nato in Svizzera, quindi ho studiato il tedesco fino in prima media, poi sono venuto in Italia, e sia perché, come abbiamo detto prima, abbiamo vissuto negli Stati Uniti quasi 2 anni, poi abbiamo vissuto anche in Spagna alle Canarie, perché insomma per Christian in quel periodo il clima era ideale per i problemi che aveva, diciamo, in quei periodi, e quindi la vita, ecco, ci ha dato delle bellissime cose, e anche nella malattia, insomma, anche nella disabilità, quindi poi magari questo è un discorso che faremo anche alla fine, però ecco, la vita va vissuta a prescindere sempre, e questo è un augurio, è un pensiero che rivolgo a tutti, non vi abbandonate per qualsiasi cosa possa succedere, la vita è bella a prescindere, ecco, perché ci sono cose belle anche nella malattia, nella disabilità. E la vostra storia è, insomma, la prova che c'è bisogno, anche per chi questa forza che state dimostrando non ce l'ha, di essere raccontata per poterne trarre anche spunto, anche perché
ci sono sicuramente delle questioni aperte a livello sia politico che burocratico, che invece di agevolarvi vi mettono un pochettino i bastoni tra le ruote. Io, andando a spulciare un po' il nostro archivio, ricordo nel 2019 realizzammo una trasmissione con Christian, con voi e con altri giovani speciali come Christian, trasmissione nella quale elencaste come genitori quelle che erano le difficoltà quotidiane. Sì. Qualche spina la vogliamo ricordare, anche perché ogni tanto i politici così magari... ah, giusto, ci sarebbe... Meglio Sergio. Sergio, se no Emily fa una strage di innocenti. No, è più polemico lui di me. Vabbè, ok. No, diciamo che prima sì, c'erano diverse problematiche che sicuramente la pandemia non ha aiutato a eliminare, no? Però posso dire che adesso devo lanciare, come si dice, spezzare una lancia a favore. Ah, addirittura? Sì, devo dire che negli ultimi anni c'è un rapporto molto diverso con i medici, e proprio in generale, non parlo solo del nostro, perché diciamo ci sono medici più giovani, medici più volenterosi che ti ascoltano e cercano insomma di venirti incontro. Quindi direi che le cose stanno cambiando anche qui. Questa era un'esperienza che noi avevamo vissuto quando vivevamo all'estero, dove c'era un rapporto più umano tra medico e paziente, mentre qui ci mancava fino al 2019, 2020, con la pandemia, insomma. Adesso, ripeto, siamo molto più contenti. Da quel punto di vista lì, insomma, sì. L'esperienza del Covid ha migliorato il rapporto medico-paziente? Non lo so se è l'esperienza del Covid, direi più che altro il cambio generazionale dei medici, senza offendere nessuno, ma noi l'abbiamo notato, ecco. Invece da un punto di vista burocratico, quali sono le esigenze che ancora oggi non vengono soddisfatte? La burocrazia purtroppo italiana la conosciamo tutti. Molto lenta. Lenta, ingarbugliata. Diciamo che ecco, le famiglie nelle nostre condizioni tante volte avrebbero bisogno di velocizzare le pratiche. Quindi ecco, su questo siamo ancora abbastanza carenti, però è un discorso generale, ecco, non credo che sia solo legato alla sanità. In termini di aiuti invece riceve... No, diciamo di sì, dai. Poi quello è molto, molto a livello regionale, perché esempio so che ne so, magari la regione Marche ha una cosa in più rispetto a un'altra regione, quell'altra regione ha una cosa in più rispetto alla regione Marche, ma diciamo da questo punto di vista siamo, almeno personalmente, abbastanza soddisfatti. Una cosa che forse ancora manca da parte delle istituzioni è il fatto che, però usciamo un po' dal discorso medico, è il fatto che noi siamo un pozzo di idee, quindi vorremmo aiutare anche gli altri perché sappiamo cosa significa aver bisogno. Quindi la nostra fortuna, come dicevamo prima, abbiamo conosciuto, no? Quando non ci siamo chiusi noi stessi, abbiamo conosciuto diversi artisti, ecco. Diversi personaggi famosi e abbiamo la Presentandoti fortuna... Presentandoti con Emily si sono aperte le porte dello spettacolo. Esatto, quindi abbiamo la fortuna di conoscere, come dicevo, diversi personaggi e vorremmo anche aiutare gli altri in situazioni simili. E quando parli con le istituzioni, ecco, non tutti ancora ti ascoltano, perché c'è sempre il problema magari legato a una cosa piuttosto che a un'altra. Questo... Ecco, in questo si inserisce il famosissimo ormai rapporto speciale che avete con i nomadi, no? Nella pagina Tutti Insieme per il Piccolo Grande Christian, che Nico e Diego in cabina di regia ogni tanto ci fanno sbirciare, si vedono delle foto bellissime, ci sono dei video stupendi di questi momenti speciali dedicati proprio a Christian, che ha fatto pure il compleanno poco fa. Sì, un mesetto fa, esatto, sì. Il 13 gennaio. E qui Emily, bisogna che ci racconti. È stato bellissimo, anzi, visto che ci siamo, io, Sergio e Christian, cogliamo l'occasione per ringraziare i ragazzi del FORC, Monia e Simone, che ci hanno organizzato una serata, un compleanno bellissimo, insieme ai Mosaico e il mitico Sergio Rezzoli, che ci ha fatto emozionare con il suo violino. Sì, esatto. Ah, diciamo, per chi non lo conosce, violinista di nomadi. Esatto. E niente, che comunque ci ha rallegrato questa serata, ha reso emozionante il compleanno di Christian. E poi Sergio ha avuto la brillante idea di
di pensare, di rischiare, di insomma mettersi, perché vi piace il rischio, come di hai detto, mettersi in gioco, di mettersi in gioco con sì, amore, un attimo. Fammi parlare, tesoro. Voleva intervenire qui. Non posso parlare, Maurizio. Devo essere sempre solo per adesso, voi. Adesso te la restituiamo. Guarda, abbiamo quasi fatto, Cri. E quindi praticamente stavo dicendo con i ragazzi del Vox di Iesi, che hanno anche loro deciso di appoggiarci, di comunque effettuare questo secondo compleanno a distanza di un giorno. È stato bellissimo, tutto molto rock, metal, e quindi bello spinto, ha gradito Cristian, con dei gruppi, sì, molto, con dei gruppi ovviamente molto top, ma a parte top, ma anche proprio di buon cuore, a parte anche di buon cuore, ma molto esuberanti, cioè comunque che fanno musica. Avete fatto un macello, ma si può dire, è bello, sì, un bel macello, sì. Una voce forte, una musica alta per far sentire alto il messaggio di Cristian e di questa famiglia. Mi sa che il tempo, scandito da Cristian giustamente, a nostra disposizione è scaduto, perché c'è un sacco di altre cose da fare, di interviste da realizzare. Al di là della battuta, il messaggio che ci tengo, voi possiate mandare non tanto alle istituzioni, e rispetto ed ammiro molto anche la vostra aplomba, altri nella vostra posizione avrebbero potuto invece lamentarsi di più di tutto del mondo, perché insomma ci sono tanti ostacoli nella vostra quotidianità. Invece magari il vostro contributo è più per le famiglie che si trovano a cominciare questo cammino o che lo stanno affrontando in una maniera meno a colori, per dirla con il vostro libro, di quello che siete riuscite a fare voi ogni giorno. Che messaggio vi sentite di mandare a queste famiglie speciali e poi alle persone che devono diventare speciali iniziando a entrare nella famiglia di Cristian? Se entrate nella famiglia di Cristian, diventate speciali come Cristian, come abbiamo detto dal principio. Io, Maurizio, il messaggio che vorrei dedicare a tutti, non solo a insomma famiglie che hanno magari problematico o altro, ma a tutti, che ogni tanto è bello fermarsi, riflettere, meditare sul dono e la grandezza che ha la parola vita, e quindi cercare di comunque captare, di apprezzare tutto quello che viene, che sia bello, che sia brutto, perché poi anche nel brutto c'è sempre qualcosa di profondo, di molto insomma sostanzioso anche, perché magari, esatto, ti arricchisce in un'altra maniera. Questo. Bisogna scoprirlo esatto, attraverso la lente dell'amore, e registriamo a San Valentino, come dicevamo, non a caso. Io ovviamente sono molto d'accordo. Sei d'accordo con la moglie, mi pare giusto. Sempre bisogna essere. Non ti rovinavo proprio sul finale, che è andato tanto bene. Esatto. Aggiungerei, ecco, come dicevo prima, il mio motto è forza e coraggio, no? Nel senso, ripeto, tutti viviamo momenti bui, tutti abbiamo i nostri momenti tristi, di sofferenza, ma bisogna lottare. Nella vita bisogna sempre lottare, perché la vita, come dicevo prima, a prescindere da tutto, è bellissima. Direi che con questo mai zittito. Non posso dire altro se non ribadire che, come voi dite che Cristian è un dono che avete ricevuto, altrettanto per Cristian siete il dono più importante, perfetto, su misura, che potesse augurarsi per questa avventura terrena. Ci fermiamo un attimo, vi ricordo il libro Cristian nel suo mondo a colori, vi ricordo la pagina Facebook Tutti insieme al piccolo grande Cristian. Potete decidere di restare persone normali o entrare in questo viaggio e diventare come lui persone speciali.